Un caro saluto, come va? Mi auguro stiate tutti e tutte bene e che passiate momenti sereni e felici a dispetto dei continui ed incessanti bombardamenti mediatici messi in atto solo per spaventare le anime deboli. Sulla Bibbia, però non dimenticate che sono libri scritti da uomini, In Giosuè 10, versetto 13 scrivono: «E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici». Meno male che abbiamo la tecnologia, che ci dimostra che non è proprio così, perché qui, in questo filmato vero della National Space Center, al minuto 8:56, scopriamo delle cose fantastiche. Osservate in che verso sta girando la Terra. In questa direzione. Non c'è trucco, non c'è inganno, ma quando vanno a zoomare, la Terra cambia direzione. Non solo, ma c'è un momento, se non siete stati attenti o attente, che la Terra, probabilmente stupita per la scossa fra la navicella e la stazione spaziale, si ferma. Rivediamo insieme questo momento. Che buffoni. Se proprio devo leggere la Bibbia, preferisco Giovanni 3:16. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.